Lavorare in cucina per me è importante, ci si può relazionare e si può trasmettere i propri saperi agli altri, ma avere uno scambio continuo con diverse generazioni, no? È un mondo veramente in evoluzione che porta via testa, porta via fiato, porta via gambe. Io mi chiamo Yuri Sellaro, ho 48 anni, non volevo fare lo chef, ma volevo fare il perito in elettronica, ma la mia pagella era talmente un disastro che i miei genitori mi hanno ritirato da scuola e mi hanno detto: guarda, scegli se fare il cuoco o il cameriere. Quindi ho optato per il cuoco. Ho girato Francia, Svizzera, Ungheria, Italia molto, ho fatto sia la prova del cuoco, lo chef del consorzio della soppressa dopo Vicentina, quindi la pubblicità a livello nazionale. Ho creato una rassegna enogastronomica molto importante che è ancora attiva e viva, che è il Tarassaco di Conco, quindi il dente di leone, il pissacan come noi lo chiamiamo. Ho aperto un ristorante che è rimasto attivo fino al 2012 e la vita ha voluto che mi portassi in Sud Tirol, quindi sono arrivato qui a Siusi per scherzo a maggio del 2012. Ho scelto Naboo perché fin da subito sono stato ammaliato da quello che era il display che assomigliava molto a un cellulare, quindi la tecnologia, no? Esterna. Iniziando a lavorare con Naboo ho capito che mi si apriva un mondo, quindi potevo assolutamente visionare le ricette mondiali che l'Inox mette a disposizione, ma allo stesso tempo crearmi un mio ricettario non più cartaceo ma digitale. Poi, siccome sono testardo, andavo a testare quotidianamente le ricette per portarle a una definizione che volevo io. Avevo necessità di avere velocità in cucina per andare a tamponare, no, delle cotture che non potevo fare in Naboo perché ero impegnato in altri sistemi di cottura. Da lì poi mi si è aperto anche di un mondo dove Oracle l'ho inserito anche nel pomeriggio per la creazione di toast, velocizzare la sala negli spuntini che facciamo nelle merende, rifinire degli strudel e poi andare veramente a dar manforte e soprattutto quello che è il concetto di servizio. In seguito è arrivato Nio, che doveva essere subito dopo Naboo, ma l'abbiamo inserito dopo. Quindi Nio mi serve per le cotture a bassa temperatura e la rigenerazione finale, perché questo mi permette di andare a ottimizzare quelli che sono gli sprechi. Mi permette di andare a creare una linea completa dove, quando io non sono presente, anche gli altri cuochi mantengono la stessa qualità di prodotto. Ma soprattutto la tecnologia mi permette di standardizzare le ricette e di metterle a disposizione dell'equipe, delle squadre, sia quelle allo Schwarzadler sia quelle di Bad Ratzes, quindi avere un pacchetto completo di digitalizzazione che mi dà garanzia di qualità di servizio finale. La qualità del prodotto viene garantita grazie a uno studio delle ricette e un reperimento della materia prima, che è la cosa fondamentale. Dopodiché, una volta che viene creato il ricettario, faccio un esempio per le cotture a bassa temperatura, viene fatta la pezzatura per tipologia di prodotto, viene pesato, viene fatto un bilanciamento dei condimenti e io sono sicuro che grazie all'Inox e grazie a questa triathlon di attrezzature posso andare a cuocere a bassa temperatura, a battere in tutta sicurezza, posso andare poi a rifinire nel servizio serale grazie a Naboo e grazie ad Oracle in maniera perfetta. Quindi c'è un grosso studio di organizzazione e strutturazione del percorso dalla creazione della ricetta al bilanciamento e al servizio finale. Diciamo che amo fondamentalmente quello che è la carne, però se devo individuare una mia ricetta preferita, sicuramente il calè d'agnello, con la camomilla piuttosto che con la liquirizia, piuttosto che con quelle cose un po' strane in abbinamento, è una carne che mi dà soddisfazione. La cucina vuol dire sacrificio, vuol dire passione, vuol dire togliersi purtroppo momenti della vita. Un bravo chef è sempre ricercato, è sempre preso in considerazione. E nel mercato assolutamente mancano i professionisti. Quindi ai ragazzi dico impegnatevi, piangete, sacrificatevi, ma poi le soddisfazioni arriveranno e molto molto grosse.